Al convegno dell'Art Failure Association che si sta tenendo in questi giorni a Praga sono stati presentati i risultati di uno studio che ha valutato per la prima volta l'impatto della amiloidosi cardiaca da transtiretina sia sulla qualità della vita del paziente, ma soprattutto sulla qualità della vita e sulla relazione che esiste fra il paziente e il suo caregiver. Lo studio è innovativo e ha dimostrato come nei pazienti con amiloidosi da transtiretina la malattia impatti su degli item prevedibili come la fatica nel compiere le normali attività quotidiane, ma abbia un impatto molto ampio anche nella mobilità del paziente. Uno dei sintomi maggiormente riferiti dai pazienti era che aveva dolore nelle gambe, difficoltà a camminare, cose che comunque andavano a impattare grandemente nella loro qualità della vita. D'altro canto, il caregiver era fortemente impattato dalla malattia del paziente e questo impatto era maggiore nei soggetti che presentavano un quadro di cardiomiopatia avanzata e l'avanzamento della malattia era valutato attraverso la divisione dei pazienti in diverse classinia 1, 2 un gruppo e classinia 3 un gruppo. I dati sono particolarmente interessanti per quanto riguarda i pazienti con terza classinia, che erano quelli che ricevevano un impatto maggiore dalla malattia e che il cui caregiver soffriva particolarmente della gestione. Va considerato inoltre che i pazienti con amiloidosi cardiaca transtiretina, soprattutto se in terza classinia, nel 60% dei casi mostravano dei segni clinici di depressione, quindi non solo la malattia andava a impattare sulla loro qualità della vita, ma rendeva anche più difficile la gestione emotiva della malattia stessa. E questo era particolarmente evidente negli stadi avanzati. Da qui l'idea di aggredire precocemente la malattia e di considerare non solo il beneficio che si fa sul paziente, che è ovviamente il nostro target primigenio, ma anche il fatto che il caregiver si gioverà di un miglioramento clinico del paziente e che quanto peggio sta il paziente, quanto più viene impattato il caregiver.